Le beatitudini sono indubbiamente il capolavoro del Vangelo di Matteo, un capolavoro non soltanto dal punto di vista teologico, vedremo la sua ricchezza spirituale, ma anche letterario. Vediamo allora nel capitolo 5 del Vangelo di Matteo questo testo straordinario. Scrive l'Evangelista: vedendo le folle, Gesù salì su il monte. Vedendo le folle, Gesù non si distanzia, non prende le distanze, ma le vuole attirare dove? Su il monte. Questo monte è preceduto dall'articolo determinativo, il monte, non è un monte qualunque. Ma non si dice quale monte è. Qual è il significato di questo? Il monte, nella tradizione biblica ebraica, indicava e il monte Sinai, dove Dio attraverso Mosè diede e stipulò l'alleanza con il suo popolo, ma anche la sfera, la condizione divina. Quindi Gesù, attraverso la proclamazione di queste beatitudini, vuole portare le folle, ogni persona, quindi un invito è valido per sempre, a raggiungere la condizione divina. Si pose a sedere nell'atteggiamento del Maestro e si avvicinarono a lui i suoi discepoli, si mise a parlare loro dicendo, e insegnava a loro dicendo, e qui l'Evangelista presenta le beatitudini. È un lavoro minuzioso quello che ha fatto Matteo. Ha calcolato non soltanto il numero delle beatitudini, ma persino con quante parole comporre queste beatitudini, secondo le tecniche letterarie dell'epoca. Le beatitudini sono esattamente 8, perché il numero 8 nella tradizione spirituale nel cristianesimo primitivo indicava la risurrezione di Gesù che è risuscitato il primo giorno dopo la settimana. Per questo i battisteri, il luogo dove si riceveva il battesimo, avevano sempre la forma ottagonale. Allora il numero 8 indica la vita che non viene interrotta dalla morte. L'Evangelista vuole indicare che con l'accoglienza di queste beatitudini si ha dentro di sé una vita che poi sarà capace di superare la morte. Ma non solo. L'Evangelista calcola anche il numero di parole con le quali comporre le beatitudini e sono esattamente 72. E l'Evangelista proprio ha voluto creare questo numero perché a un certo momento si vede che c'è una ripetizione di un qualcosa che non era necessario per il testo. Perché 72? Perché secondo il calcolo contenuto nel libro della Genesi, al capitolo 10, nella versione greca, i popoli pagani conosciuti a quel tempo erano 72. Qual è l'intento dell'Evangelista? Mentre sul Sinai Mosè ha proclamato i comandamenti che erano riservati al popolo di Israele, su questo monte che sostituisce il Sinai, Gesù non da Dio riceve la nuova alleanza, ma lui che Dio proclama la nuova alleanza che è valida per tutta l'umanità. La prima delle beatitudini è la più importante di tutti, perché è la chiave perché possano esistere tutte le altre. E Gesù inizia proclamando beati. Qual è il significato di questa espressione? È una felicità talmente grande che si pensava irraggiungibile su questa terra. A quel tempo, in quella cultura, i beati erano gli dèi che godevano dei privilegi non concessi agli umani. Dall'espressione greca beato deriva poi l'esclamazione nostra in italiano quando diciamo magari. Ecco, la radice è la stessa, qualcosa di desiderato, qualcosa che ci sembra impossibile, quindi è il massimo della felicità. Ma per comprendere le beatitudini, questa acclamazione di Gesù beati bisogna sempre metterla dopo le situazioni o le indicazioni che lui mette. I primi beati sono i poveri in spirito. Va subito detto che Gesù non proclama mai beati i poveri. I poveri sono disgraziati che è compito della comunità cristiana togliere dalla loro situazione di infelicità. Gesù non chiede ai suoi discepoli di andarsi ad aggiungere ai tanti, troppi poveri che la società sforna, ma di impegnarsi per eliminare le cause della loro povertà. Gesù proclama beati i poveri in spirito o di spirito. La particella greca si può tradurre in tre maniere, vediamo quale può essere il significato. Poveri di spirito, cioè quelli che sono carenti di spirito, i cretini, ma non è possibile che Gesù proclami come massima aspirazione dell'uomo la stupidità, quindi la scartiamo. Può essere poveri in spirito, cioè una persona che pur possedendo dei beni ne è spiritualmente distaccata. E guarda caso, questa è stata proprio la spiegazione portata avanti della Chiesa. Ma Gesù non chiede una povertà
spirituale, ma chiede una povertà immediata. Quando si incontrerà o scontrerà con il ricco, non gli chiederà di distaccarsi spiritualmente dalle sue ricchezze, ma chiede un distacco immediato e reale. Allora la terza possibilità è poveri per lo spirito, cioè non quelli che la società ha reso poveri, ma quelli che liberamente, volontariamente, per lo spirito, per questa forza interiore che hanno dentro, scelgono di entrare in questa condizione, che non significa, come abbiamo detto, andarsi a aggiungere ai tanti, troppi poveri che la società continuamente sforna, ma significa di diminuire il proprio livello di vita, il proprio tenore di vita, per permettere a quelli che lo hanno troppo basso di innalzarlo un po'. Questi sono i poveri nello spirito. Sono coloro che accettano di condividere generosamente quello che sono e quello che hanno. I poveri in spirito, quelli che fanno questa scelta, Gesù li proclama beati perché di essi è il verbo è al presente, non è una promessa al futuro, ma una possibilità immediata al presente, perché di essi è il regno dei cieli. Purtroppo in passato questo regno dei cieli ha creato tanta confusione, è stato compreso come un regno nei cieli, come se fosse l'aldilà. E infatti si diceva appunto ai poveri che loro erano beati perché sarebbero andati in paradiso. Nulla di tutto questo. Matteo è l'unico evangelista che adopera questa espressione regno dei cieli, laddove tutti gli altri usano l'espressione regno di Dio. Già Gesù aveva proclamato l'invito necessario alla conversione perché era vicino il regno di Dio. Con l'accoglienza delle beatitudini il regno di Dio diventa una realtà. Ma cosa significa questo regno dei cieli? Che Dio governa i suoi. E come governa Dio i suoi? Non emanando leggi esterne all'uomo che questi devono osservare, ma comunicando loro la sua stessa capacità d'amare. Allora Gesù dice: quelli che liberamente, volontariamente scelgono di questo, beati, perché da questo momento preciso in cui fanno questa scelta, accolgono questa beatitudine, permettono a Dio di manifestarsi come Padre nella loro esistenza. Poi seguono tutte le altre beatitudini in serie di tre. Le prime tre riguardano sofferenze dell'umanità, che una comunità, le beatitudini non sono per un individuo, sono per una comunità, che la comunità cristiana è chiamata a liberare da queste sofferenze, e poi gli effetti, la fioritura d'amore all'interno dei singoli e della comunità, di l'accoglienza di queste beatitudini.